Questa è la nuova tenda da trekking ultralight di Decathlon. Nel particolare stiamo parlando di una tarp tent e adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo da come si monta questa tenda, perché il montaggio è veramente molto semplice. Come prima cosa dovremo alzare i bastoncini a 115 cm, dopodiché potremo iniziare a picchettare tutta la parte laterale della tenda. Una volta picchettata ed inserita anche tutta la parte di paleria, possiamo andare a inserire i bastoncini così da alzare la tenda e completare il nostro setup. Il montaggio in sé della tenda è veramente semplice, dovremo solamente prenderci la mano le prime volte, ma dopodiché non avremo più problemi. Vi faccio vedere com'è la tenda dall'esterno, iniziando da questa parte laterale, perché qui troviamo una novità che sulle tarp tent di solito non esiste. Ovvero in questa parte troviamo un piccolo pezzo di paleria che sarà alto più o meno 20-25 cm e che va ad alzare la parte finale della tenda da questa parte, in modo tale da non avere un tetto super spiovente, in modo tale da recuperare qualche centimetro all'interno molto più vivibile e che ci darà modo di poter sfruttare meglio la tenda. Molto interessante, come allo stesso tempo è interessante anche tutto il tirante che è stato creato, fatto veramente molto bene con una geometria a triangolo che ci permetterà di poter tirare per bene tutta questa parte, quindi devo dire è veramente fatto molto bene. Da quest'altra parte in mezzo troviamo un piccolo tirante da poter andare a inserire per poter tendere un pochino la tenda. Ecco, magari quando lo tirate cercate di tenerlo un pochino alto perché di suo tende a stare molto basso e a cadere. Poi continuando da quest'altra parte, sempre dallo stesso lato, troviamo l'ennesimo palo che vi dicevo prima, l'unico pezzo di paleria per tenere un pochino alta la tenda. Vorrei però farvi notare come sono fatte le cuciture da questo punto di vista, perché nella parte superiore troviamo una cucitura trapezoidale veramente fatta molto bene, che va a distribuire molto bene tutta la tensione del tiraggio su tutti i tre lati che compongono questo angolo. Davvero fatta molto molto bene, che ci fa capire già da subito che Decathlon ha pensato molto bene a questa tenda. Continuando da questa parte, qui troviamo la prima porta, la vediamo dopo perché in questo caso vi faccio vedere solamente che abbiamo la possibilità di avere una piccola finestrella per far uscire l'umidità. Abbastanza piccola, poi di condensa, di umidità naturalmente ne parliamo anche dopo, però abbiamo comunque la possibilità di far uscire tutta la condensa dalla parte superiore. Girandoci da quest'altro lato troviamo nella parte inferiore un singolo picchetto, non abbiamo la possibilità di mettere un altro pezzo di paleria come dall'altra parte, poi lo vedremo all'interno questo cosa vuol dire. A metà troviamo un semplicissimo tirante da andare a tirare per tendere un pochino il telo e da quest'altra parte infine abbiamo l'ennesimo picchetto come quello che abbiamo visto prima. Continuiamo perché adesso finiamo il nostro giro della tenda. Da quest'altra parte abbiamo l'ennesima finestra da andare ad aprire per far uscire tutta l'umidità e siamo tornati davanti alla porta principale. E adesso vi faccio vedere come è fatta questa porta principale, in particolare la sua abside. Passando dunque alla porta, vado subito ad aprirvela e vi faccio vedere che questa è fatta con due velcro anche per andare a diminuire la pressione sulla cerniera. La cerniera ha un singolo cursore che però devo dire lavora molto molto bene e noi possiamo naturalmente andare a far su la nostra porta per aprire un pochino l'abside. Ecco qui la nostra veranda, una veranda abbastanza grossa, parliamo di circa 60 cm di larghezza nel punto più largo, una veranda dove possiamo benissimo sia cucinare in tenda in caso di necessità, sia soprattutto tenere all'esterno oggetti come zaini, scarponi, eccetera. È abbastanza grossa, fatta molto molto bene da questo punto di vista, essendocene poi due speculari possiamo benissimo davvero riporre tutti i nostri oggetti. Ma adesso entriamo all'interno della tenda. Inizio subito raccontandovi i materiali con cui è fatta questa tenda, perché troviamo un poliestere 20D nella parte esterna, soprattutto un poliestere che ha una capacità di 2000 mm colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità, e invece un catino che è una poliamide 40D che ha 3000 mm colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità. Questa tenda, pur essendo una tarp tent, è molto interessante perché è doppio telo. Infatti troviamo una parte di telo esterno e una parte di telo interno. In particolare poi il telo interno è fatto quasi completamente in zanzariera. Altro aspetto che mi è piaciuto molto sono le cuciture, perché tutte sono termosaldate, in alcuni casi hanno anche una doppia nastratura, quindi veramente fatte molto molto bene. Aspetto che invece non mi ha fatto impazzire la sua altezza. Io sono alto 1,90 m e diciamo che tocco abbastanza con la testa quando mi siedo all'interno della tenda.
Soprattutto quello che non mi ha fatto impazzire è che non possiamo andare a tensionare il telo interno. Per intenderci, i gancetti che tengono appeso il telo interno al telo esterno nella parte più alta sono semplicemente elastici e non si possono andare a tirare. Anche mettendo il bastoncino all'altezza massima consentita per questa tenda, comunque il telo interno tenderà sempre un pochino a cadere all'interno. Per quanto riguarda invece la lunghezza in sé della tenda, vi assicuro è veramente molto molto lunga. Parliamo di 2,25 m di lunghezza e anche se si è veramente alti 2 metri non si avrà nessun problema a starci all'interno. Per quanto riguarda la larghezza, anche qua nessun problema, ci sono 60 cm a testa da poter sfruttare, quindi davvero tanto tanto spazio. È molto interessante la soluzione che abbiamo visto all'esterno di mettere nella parte finale dei piedi un pezzo di paglieria per tenere alto tutta la parte finale della tenda. Devo dire che però secondo me non c'era neanche tanto bisogno, perché comunque essendo lunga 2,25 m questa tenda, ecco che magari torna utile se sei alti 2,10 m, 2,15 m. Se sei alti 1,90 m, 2 m è anche superfluo, quindi magari da quel punto di vista si poteva risparmiare qualche grammo. Però comunque fa la differenza, soprattutto se vogliamo tenere in fondo alla tenda magari qualche zaino, qualche oggetto. In questo caso di spazio ce n'è e ce n'è in abbondanza. All'interno poi come accessori troviamo due semplici tasche, una a destra e una a sinistra per poter riporre qualche oggetto, sono veramente molto molto semplici. E poi troviamo due gancetti posti nella parte superiore destra e sinistra per poter andare ad appendere magari una torcia, comunque qualche oggetto che vogliamo tenere nella parte alta. In sé poi è una tenda molto semplice, una tenda che sicuramente punta al minimalismo, una tenda dove non troviamo tantissimi accessori. Per quanto riguarda la condensa, devo dire che essendo sia una doppio telo, sia comunque una tarp tent così alta, ecco che abbiamo veramente pochissima condensa. Giusto qualcosa sulla parte esterna, perché zero condensa è impossibile, però comunque la gestisce veramente molto molto bene e non darà fastidio durante la notte quando ci svegliamo al mattino. Un aspetto che non mi ha fatto impazzire poi di questa tenda è il suo colore. Decathlon l'ha fatta bianca, ovvero non verniciata, perché così è andata a ridurre tutte le emissioni ambientali che si hanno quando si vanno a verniciare un tessuto. Da questo punto di vista bravissima Decathlon, perché è sicuramente un ottimo punto a favore dell'ambiente. Questo però ha anche dei riscontri negativi. In primis la tenda si sporca tantissimo, essendo bianca quando la mettiamo su qualsiasi tipo di superficie si tenderà a sporcare. In secondo luogo poi, se capita a voi, come è successo a me, magari dormire una notte di luna piena senza nuvole, ecco che all'interno della tenda ci sembrerà di avere praticamente un faro acceso che ci punta contro. È una tenda dove anche durante le prime luci del mattino ci sarà sempre tanta luce all'interno. Diciamo che se siete persone suscettibili alla luce quando dormite, dovrete sicuramente portarvi una qualche mascherina per coprirvi gli occhi per restare completamente al buio. A livello di prestazioni contro l'acqua, come dicevo, 2000 mm con l'acqua per il telo esterno, 3000 per il catino, basso e avanza, non si avrà sicuramente problemi. Dal punto di vista delle prestazioni contro il vento, Decathlon garantisce una prestazione fino a 70 km orari come resistenza. E il vento all'interno si sente abbastanza poco. Bisogna comunque essere capaci a montare bene la tenda e soprattutto posizionarla nel punto giusto. Ma comunque all'interno il vento non si sente tantissimo, questo grazie alla parte laterale un pochino più alta, fatta in un tessuto che non fa passare il vento e che ci garantirà dunque di non avere disturbi quando dormiamo la notte. Dunque, eccoci arrivati alle conclusioni per questa tarp tent di Decathlon. Inizio subito dal prezzo, perché viene venduta a 150 euro sul sito ufficiale di Decathlon la versione a un posto e a 190 euro la versione a due posti. Visto che la chiamiamo tenda ultralight, vi dico anche il suo peso. Nel particolare la versione a due posti pesa 1,3 kg. Ve la consiglio sì e no. Allora sì, perché sicuramente è una tenda fatta bene, non ha problemi, ottime cuciture, ottimi materiali. È una tenda che sicuramente da questo punto di vista, se volete comprarla, vi troverete bene e non avrete problemi. Allo stesso modo però vi dico no, perché secondo me questa tenda è un ibrido che non è uscito così bene. Questa tenda vuole essere a metà tra una tarp tent ultralight e una tenda normale. Una tarp tent perché comunque lo vediamo, la sua struttura, bisogna utilizzare bastoncini per montarla e via dicendo. Però è anche vero che le tarp tent vere e proprie pesano la metà di questa tenda. Allo stesso modo vorrebbe essere una tenda normale perché è una doppio telo, quindi con tutti i benefici a riguardo.
Diciamo che secondo me è un ibrido che non soddisfa nessuna delle due famiglie. Soprattutto quello che mi fa fare un gran punto di interrogativo è il suo peso, perché comunque parliamo di una tenda che pesa 1,3 kg e vuole essere una tenda ultra light. Ecco che magari da questo punto di vista fosse stato in Decathlon, avrei cercato di ridurre un pochino il peso, magari avvicinandomi più al chilo rispetto che al 1,3 kg che pesa veramente. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!